Ci sarà un altro punto importante sulla lotta all'assentismo, che la visita fiscale sarà obbligatoria nei giorni pre-festivi e post-festivi, e cioè si renderà selettiva la visita fiscale, non in generale, non in tutti i giorni, ma soprattutto nei giorni, come dire, a rischio, vale a dire quelli che precedono una festività o un ponte, o quelli che precedono una manovra. Questo comporterà un'ulteriore razionalizzazione dei comportamenti e dei comportamenti non efficienti da parte di tutti i sistemi. All'interno di un sistema che nell'arco di 3-5 anni ridurrà l'occupazione complessiva tra 250.000 e 300.000 unità, è un dato molto rilevante in termini di riduzione dell'occupazione pubblica, manterrà i salari reali e avrà risorse per premiare il merito. Questo dato di tempo non è